Ciao a tutti, chi segue il mio canale sa che io faccio molti formaggi. Oggi però non faremo un formaggio, ma parleremo di formaggi. È un video dedicato soprattutto ai principianti, in cui voglio condividere la mia esperienza, che è basata su tante prove, ma anche su tanti errori. Allora, quando vogliamo fare un formaggio, cosa facciamo? O conosciamo la ricetta del produttore, quella industriale, però teniamo conto che in casa non avremo, è molto difficile avere tutte le condizioni sotto controllo come in un'industria, oppure prendiamo una ricetta da internet, però anche lì magari vediamo che il formaggio ci viene diverso. Perché? Perché non è detto che la temperatura del frigo che abbiamo noi è quella di quella persona, il tipo di caglio, il latte, la temperatura ambiente. Teniamo anche conto che per fare un formaggio ci vogliono pochissimi ingredienti e anche l'attrezzatura è minima, però ci sono una miriade di formaggi. Quindi vuol dire che ogni passo, ogni che facciamo, ha la sua influenza sul risultato finale del formaggio. Quindi oggi vedremo come comportarci per indirizzare il nostro formaggio verso una certa direzione e come fare in caso di imprevisti, come dobbiamo comportarci. Prima di tutto dobbiamo decidere che strada prendere, cioè o andiamo proprio amatoriale, latte del supermercato, sale, limone o aceto, esce qualcosa di commestibile, lì non c'è investimento, non c'è niente. Se però vogliamo fare un formaggio un pochino più elaborato, dobbiamo starci dietro, però vi darà una grande soddisfazione. Quindi adesso chiaramente parleremo di questi formaggi un pochino più elaborati. Parleremo degli ingredienti e parleremo anche dell'attrezzatura. Primo ingrediente è il latte. Il latte può essere intero del contadino non pastorizzato, intero del contadino lo pastorizziamo a casa, se non vi sentite sicuri, intero del supermercato, quello fresco del banco frigo. Chiaramente è più buono il latte quello intero non pastorizzato. Se però lo volete pastorizzare per motivi vostri, oppure non lo trovate e quindi avete a disposizione solo quello del supermercato, vi consiglio l'aggiunta del cloruro di calcio. Non so se esista liquido, forse sì. Io compro una polverina, la dose è sempre sulla confezione, viene aggiunta un attimo prima di aggiungere il caglio, quindi quando si scalda il latte, io lo aggiungo sui 24 gradi, qualche volta aspetto un attimo, qualche volta non aspetto, e lui aiuta il latte a coagularsi, ha una maggiore resa il formaggio, diciamo. Si può aggiungere direttamente così la polverina, oppure si può diluire in un goccio d'acqua. Ora, cosa vuol dire un goccio d'acqua? Poi vedremo anche che col caglio, le muffe, le colture starter, diluiamo in un goccio d'acqua. Vuol dire che per le quantità sono veramente minime, quindi per 5 litri di latte ne serve pochissimo, lo sciogliamo proprio in 4-5 cucchiai d'acqua, non bollente, se no andiamo a distruggere le sue proprietà. Non è importante un cucchiaio d'acqua in più, un cucchiaio d'acqua in meno, possono essere 30 ml, 50, tanto poi quando si formerà la vostra cagliata, lei rilascerà il suo siero e l'acqua in eccesso andrà via col siero, quindi non ha la minima importanza. Ecco, non pensate che aggiungere il cloruro di calcio al latte fresco del supermercato faccia diventare questo latte come quello del contadino, assolutamente no. Aiuta, ma non è la stessa cosa. Ci sono formaggi che possono essere fatti con latte del supermercato, per esempio lo stracchino, c'è già sul canale, viene buonissimo. Altri, come la mozzarella, io non l'ho mai provato, però farla con latte del supermercato mi sembra un'impresa veramente ardua. Quindi secondo me l'approccio da avere è meglio fare un ottimo stracchino, se avete solo a disposizione il latte del supermercato, che una pessima mozzarella. Adesso passiamo al secondo ingrediente fondamentale, che è il caglio. Esiste il caglio in polvere, liquido,
la pasta. Per i principianti consiglio quello liquido, è molto facile da gestire. Quello in polvere si scioglie anche lì in un goccio d'acqua. Allora, è molto importante rispettare la dose sulla confezione, perché non tutti i cagli sono uguali. Non è che il caglio liquido A è uguale al caglio liquido B, perché può essere più o meno diluito. Quindi voi scegliete il caglio e poi guardate la dose sulla confezione. I fermenti, le colture starter, sono dei batteri che vengono aggiunti al latte prima di aggiungere il caglio solitamente, poi non tutti i formaggi li prevedono, però aiutano durante la stagionatura, il gusto, la pasta di formaggio. Diciamo che acidificano un po' il formaggio, non è che diventa acido, però fanno sì che inacidisca leggermente, come è giusto che sia. Allora, quali strade avete? Uno, non usarli. Il formaggio viene comunque buono. Chiaramente, stessa cosa, più vogliamo essere precisi, più dobbiamo, diciamo, essere precisi, aggiungere cose. Altra strada sono, a parte lo yogurt, che è un modo molto, molto amatoriale, però io non lo uso mai, praticamente mai, a meno che proprio solo quello, perché la vedo imprecisa come dose. Abbiamo il latte innesto o siero innesto, che sono latte o siero delle lavorazioni precedenti, latte della mungitura, diciamo, precedente, latte che è stato un po' lì a inacidire naturalmente, oppure siero di qualche lavorazione precedente, una, due, che è stato lì a fermentare un pochino. La dose di latte innesto e siero innesto è circa 1 o 2 litri ogni di latte innesto e siero innesto ogni 100 litri di latte, e questo è il metodo, diciamo, più antico. Oggi il latte innesto e il siero innesto prevedono, diciamo, che si prenda il latte o il siero e li si tratti, vengono trattati termicamente, però è una cosa che in casa è noiosa da fare. Quindi io consiglio le colture starter, una polverina come il cloruro di calcio che si mette nel latte quando lo si scalda sui 25 gradi più o meno. Potete lasciare un attimino riposare il latte dopo che avete introdotto le colture starter, oppure direttamente scaldare alla temperatura alla quale verrà poi aggiunto il caglio, lì sta a voi, o direttamente o chiaramente sciolte in un goccio d'acqua. Ora, ci sono colture starter, diciamo, per i vari tipi di formaggio, ci sono quelle per stracchino, quelle per non so, altri formaggi. Allora, io sinceramente immagino che uno che vuol fare il formaggio una volta non è che può comprarsi le colture starter per tutti i tipi di formaggio. Io per esempio uso le colture starter MSE, che sono per formaggi a pasta semidura, semimolle, diciamo, con una fontina più o meno, e vanno più o meno bene per tutti i formaggi che io ho fatto, quindi ve le posso consigliare. Sul sale c'è poco da dire. Parliamo delle muffe. Allora, esistono delle, a parte le muffe, diciamo, quelle nocive, parleremo anche di quelle, però se vogliamo fare un formaggio tipo il Brie, il Camembert o il Gorgonzola, vengono aggiunte delle muffe, muffe nobili, il Penicillium Roqueforti per il Gorgonzola, per esempio, e il Candidum o Camembert, a due nomi, se vogliamo fare un Brie, un Camembert. È sempre la solita polverina, viene aggiunta nel momento sui 25 gradi, diluita eventualmente in un goccio d'acqua, oppure c'è anche l'opzione poi di spruzzarli dopo sul formaggio. Io in genere aggiungo sempre tutto al latte. Allora, queste muffe possono essere sostituite da un pezzo di Camembert, cioè da un pezzo di quella muffa presa dal Camembert, dal Brie, oppure da un po' di muffa che è quella del Gorgonzola, la si fa fermentare un goccio nel latte, insomma, se siete interessati vi spiego come si fa. Si mette la muffa nel latte, un bicchiere di latte, si lascia fermentare un giorno, due giorni, a temperatura ambiente, lei prolifica e poi si aggiunge questa soluzione al latte prima di aggiungere il caglio. Questa è una soluzione, però
solita storia, se siete interessati a fare dei formaggi in modo, diciamo, un po' più professionale, vi consiglio di comprare le muffe, perché costano veramente poco e la dose è, diciamo, è precisa. Adesso parliamo della strumentazione, va bene, pentola, va bene. Allora, prima cosa il termometro. Il termometro è anche di una spesa irrisoria. Se voi volete fare un formaggio tanto per fare, aggiungete il caglio toccando il latte con il dito quando è appena appena tiepido. Se però volete perfezionarvi, quindi ogni formaggio ha la sua temperatura alla quale viene aggiunto il caglio, allora bisogna prendere questo termometro. Si prende una volta e ve lo tenete. Seconda cosa che può servire, come tagliare la cagliata. Allora, potete farlo con un coltello, va benissimo, potete prendervi, adesso non potete prendervi quello che, non credo neanche che li vendano, quelli che usano proprio i produttori, però potete prendere il frustino, che va anche bene, insomma, lì non c'è veramente nessun problema. Tagliare la cagliata però è importante perché, poi ne parleremo, stabilisce la consistenza del nostro formaggio, è uno dei fattori. La bilancia di precisione. Allora, tenete conto che se vogliamo fare un formaggio dove aggiungeremo muffe, eventualmente cloruro di calcio, colture starter, caglio in polvere, sono quantità molto molto piccole, quindi una bilancia di precisione serve. Quella io ce l'ho, non ne potrei fare a meno. Poi, ripeto, sta sempre a voi. Io vi dico quello che io faccio, quello che io, come mi trovo bene. Le formine per formaggio. Allora, vi consiglio queste qua, a pareti verticali. Poi possono essere rotonde, quadrate, quello non è importante. E ve ne consiglio due. Allora, il produttore di formaggio in genere ha una formina che è aperta sia sopra che sotto, quando capovolge il formaggio lo mette su una griglia a maglie strette, fa i rivoltamenti, noi non ce la facciamo, quindi possiamo metterci la griglia una volta così, una volta così, però appoggia sulla griglia, perché è meglio non tirare fuori il formaggio dalla formina finché lui non ha preso la sua consistenza. Se la formina ha parecchie oblique, come quella per la ricotta, e vogliamo dare una forma regolare al formaggio, dobbiamo estrarlo da questa formina durante i rivoltamenti, però lo cominciamo a disturbare, quindi io lo sconsiglio. Sono facilissimi queste da reperire in commercio, quindi compratele se volete fare, diciamo, volete facilitarvi la vita. Perché due? Allora, io ne tengo sempre due, a parte che durante un rivoltamento, se non ho sotto la griglia, ci metto questa, quindi mi fa la griglia, e tengo il formaggio sempre in questa. E poi, soprattutto perché se voi avete, diciamo, il formaggio quando scola scende, se voi avete più formaggio di quello che sta qua dentro, e magari volete fare un formaggio così, dovreste riempirla troppo, non ci sta. Quindi cosa succede? Ne riempite due, fate scolare un attimino e poi più velocemente possibile unite, quando si sono abbassati entrambi i formaggi, unite i due contenuti e diciamo in un'unica formina, per cui diciamo è un metodo molto 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 utile secondo me. Direi che sull'attrezzatura non ho più niente da dire, chiaramente qualsiasi osservazione fatela nei commenti. Adesso andiamo a passare all'analisi, chiamiamola, della produzione del formaggio e agli imprevisti. Prima cosa è la consistenza del nostro formaggio. Allora, poi vi farete tutta l'esperienza, dovete fare tante prove, però indicativamente che cosa determina che un formaggio sia pasta più dura o più molle? Prima di tutto il taglio della cagliata. La regola è: quando abbiamo il nostro latte coagulato e lo tagliamo, se lo tagliamo a pezzi grossi, questi trattengono molto siero e il formaggio sarà alla fine a pasta più molle. Se la tagliamo, la cagliata, a pezzi piccoli, lei spurga subito molto siero, quindi il formaggio sarà alla fine a pasta più dura. Poi c'è un altro fattore,
il trasferimento della cagliata, che è ancora col suo siero, nella formina. Allora, se noi eliminiamo il siero, cioè aspettiamo per esempio che la cagliata si depositi e eliminiamo questo siero e poi la spostiamo quando è già piuttosto asciutta nella formina, il formaggio sarà chiaramente più asciutto, più tenderà a indurirsi un po' di più. Mentre invece se noi ci portiamo tanto siero con questa cagliata, lui farà chiaramente più fatica poi a scolare. Chiaramente va scolata il formaggio sempre sospesa, si fanno i rivoltamenti per far distribuire bene, diciamo, il formaggio, il siero, tutto, la consistenza, però chiaramente se vi rendete conto, diciamo, questo è un espediente, che il formaggio è un po' troppo molle, allora dovete, diciamo, lasciarlo scolare da una parte, nel senso che lui, il siero non ha tempo, durante il rivoltamento, di tornare indietro. Però, diciamo, è meglio, diciamo, partire dal taglio della cagliata e dallo spostamento in formina, piuttosto che agire dopo, quando ormai è troppo tardi. Poi, voglio dire, se il formaggio vi viene più molle di quello che volevate, più duro, ma non fa niente, sarà buono lo stesso, sarà un altro formaggio, quindi tenetevelo e mangiatelo, sarà sicuramente fantastico. A volte si vede un telo di lino, telo di cotone a maglie larghe, lo mettono nel telo e poi lo mettono nella formina. Diciamo che il telo serve, soprattutto se vogliamo far spurgare un po' di siero, pressare, vediamo che ce ne siamo portati dietro troppo, quindi vogliamo espellere un po' di siero velocemente, perché poi dopo più passa il tempo più fa fatica il formaggio a cambiare consistenza rispetto a quella che volevamo. Ma il telo è anche importante quando facciamo un formaggio con il latte del supermercato, per esempio, o comunque quando la cagliata non è molto consistente. Se noi mettiamo il formaggio della formina senza telo, quello tende a uscire dai buchi, dai fori, perché non è molto consistente. Invece il telo, avendo i fori più stretti, diciamo, lo trattiene, verrà un formaggio più cremoso, comunque diciamo che il formaggio verrà. Poi che cosa ci può essere oltre il telo? No, direi basta, adesso non mi viene in mente niente. La salatura, ho già fatto un video sul canale in cui spiego, vi lascio il link alla fine di questo video, in cui spiego tutti i tipi di salatura dei formaggi, spiegato in modo piuttosto preciso, poi se avete osservazioni fatemele sapere. Sulla stagionatura, ci sono formaggi che richiedono un tipo particolare di stagionatura, dipende sempre dal formaggio. Allora, io dico sempre, una regola importante è innanzitutto togliere il formaggio dalla formina, forse l'ho già detto, quando lui ha già la sua consistenza, perché il formaggio sennò tenderà a, diciamo, deformarsi troppo. Io a volte addirittura lo salo nella formina, quindi poi lo capovolgo, però lo rimetto in formina. Una volta che lui è andato fuori da questa formina, deve andare a stagionare. Supponiamo una stagionatura molto semplice, su un asse di legno, su un vassoio di plastica. Io consiglio per i primi giorni di mettere fra il formaggio e, diciamo, il ripiano, una griglia, qualcosa così, a maglie piuttosto strette, in modo che lui, se deve ancora spurgare un po' di siero, lo spurga, e diciamo che, a meno che non volete fare un formaggio a crosta umida, lo so, il taleggio per esempio si spazzola continuamente con la salamoia, però asciugate il siero, quello che cola, asciugate questa retina, capovolgete il formaggio e quindi il formaggio, diciamo, farà la crosta in modo più facile. Dopo qualche giorno poi vi sposterete quando ormai lui, diciamo, ha cominciato ad avere la sua crosta, vi sposterete direttamente sull'asse. Parliamo adesso dei problemi che possono insorgere. Allora, il problema della consistenza ne abbiamo parlato prima, quando abbiamo parlato di come ottenere una consistenza. Poi, ripeto, possiamo strizzarlo un pochino per far spurgare un po' più di siero, lasciarlo un pochino più nella fuscella per farlo spurgare un pochino di più, però insomma non bisogna ostinarsi, è bene a volte tenersi quello che viene e esserne felici. Il latte che non caglia, problema più classico.
Allora, a parte che è una cosa rarissima, perché se usate un latte del contadino e il caglio, sicuramente caglia. Il problema può essere o il latte o il caglio, quindi o il latte che, non so, avete preso uno, vi hanno venduto uno fresco, ma invece era il latte UHT del supermercato, oppure il caglio che doveva stare in frigorifero e non è cagliato. Non è che se mettete il doppio di caglio, quello vi caglia, se non deve cagliare non caglia. Ora le dosi di caglio sono molto basse, supponiamo, non so, adesso c'è un caglio, per esempio io ho, che è una goccia ogni litro di latte. Ora su 5 litri ce ne vogliono, su 10 litri 10 gocce, se ne metto 9 o se ne metto 11 non cambia niente, però non è che devo, se ne metto 2 mi caglia, quello no, se ne metto 20 non è che se non ha cagliato con 10 non caglia con 20, no, quindi dovete rispettare più o meno la dose. Se c'è qualcosa che non va, quindi o il latte non era buono o il caglio era scaduto, che ne so, dovete rifare il procedimento da capo, lì, chiaramente controllando sia latte che sia che caglio, che siano entrambi, diciamo, buoni. Poi un altro problema che può insorgere, le muffe. Le muffe durante la stagionatura, non parliamo delle muffe che abbiamo inoculato noi, quelle nobili, parliamo di quelle indesiderate. Allora, se il formaggio ha la scorza, le muffe non vanno neanche a penetrare, quindi se ne stanno là sopra. Se il formaggio è a pasta molle, uno stracchino, se vi fa la muffa dentro, scavatela con un cucchiaino. Però se il formaggio è a pasta, diciamo, alla scorza dura, beh, lì dovete grattarle con un panno, nel caso del asciutto, nel caso del caleggio addirittura il panno è umido, oppure diciamo con un coltello. Se però avete la crosta, mi raccomando, siete molto molto delicati, perché la crosta del formaggio è importante, perché è la protezione del formaggio. Cosa succede se abbiamo scaldato troppo il latte? Allora, supponiamo che per quel formaggio lì il latte va scaldato fra i, non so, fra i 34 e i 38 gradi. Allora, se lo scaldiamo a 45, supponiamo, arriviamo a 45, che dobbiamo fare? Beh, potete aggiungere il caglio a 45, vi verrà un altro tipo di formaggio. Io ho visto aggiungere il caglio anche a temperature più alte e cagliava. Però diciamo che se voi volete, diciamo, ottenere quel formaggio lì, quello che prevede l'inoculazione del caglio fra i 34 e i 38 gradi, dovete aspettare che il latte si raffreddi. È molto importante, perché la temperatura a cui coagula il latte è importante per ottenere quel, un certo tipo di formaggio, quel tipo di formaggio lì. Chiaramente, se siete arrivati a 45, aspettate che si raffreddi. Se siete arrivati a 100, per dire, ormai avete pastorizzato il latte, quindi non c'è possibilità di ritorno, dovete tenervi un altro tipo di formaggio. Ora, mi pare di aver detto tutto. Se avete qualche domanda, potete scriverla nei commenti, c'è anche l'indirizzo mail, se saprò la risposta ve la dirò. Diciamo che fare i formaggi, imparare a fare i formaggi è una cosa continua, quindi è bello interagire. Una cosa importante, se volevate fare un formaggio e non vi è venuto, non vuol dire che avete fatto una schifezza, vuol dire che avete fatto un altro tipo di formaggio. Io credo che quasi tutti i formaggi, forse tutti, siano nati così per caso. Volevano fare un formaggio, lo hanno fatto a una temperatura diversa, ne è uscito un altro, o l'hanno fatto stagionare un po' di più, o l'hanno fatto acidificare in modo diverso, per caso, e sono nati questa miriade di formaggi buonissimi che ci sono in circolazione. Quindi se qualcosa vi viene diverso da voi, segnatevi il procedimento, perché se viene cattivo chiaramente lo buttate, ma magari viene molto buono e quindi avrete voglia di rifarlo. Ricordatevi comunque che formaggio fatto in casa non è difficile da fare, ma soprattutto sapete cosa c'è dentro e avete la soddisfazione, avrete la soddisfazione di averlo fatto voi. Benissimo, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video, vi piacciono i miei video, e di lasciarmi un like se vi è piaciuto, di attivare la campanella se volete essere aggiornati sui nuovi video, e ci vediamo molto molto presto.